serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga. Oggi vi porto un metodo, ragazzi, nuovissimo per portare le lenti, quelle grosse, del completo Monkey, ragazzi, che a me piacciono un sacco. Allora, ragazzi, iniziamo con il glitch. Ci dirigiamo da qualsiasi shop e andiamo a comprarci nella zona completi Arena War personaggi e andiamo a prendere lo Space Monkey, ragazzi. A questo punto, una volta che abbiamo comprato lo Space Monkey, non ci resta altro che semplicemente uscire dal menu dei completi, raga, e andare sul menu interazione, quindi aprire menu interazione o touchpad se giocate da PS, andare sullo stile, ragazzi, e andare su modifica aspetto. Allora, ragazzi, vi voglio precisare una cosa, mi raccomando, fatelo e poi salvate subito l'outfit una volta finito, perché modifica aspetto, una volta che lo cliccherete, ragazzi, potrete riavviarlo dopo circa 40 minuti. Quindi, una volta che siete alla selezione del personaggio, regà, niente di più facile, andate semplicemente sull'abbigliamento e andate a mettere la maglia crew. E una volta che metteremo la maglietta crew, regà, e sbadabam, avremo diviso gli oggetti dal completo. Quindi a questo punto non vi resta altro che sistemarvi un po' l'outfit il meglio che potete, perché una volta che poi lo porterete si può fare ben poco, ragazzi, a meno che non usate il beef con due console. Quindi a questo punto io me lo sono fatto in questa maniera, tanto per farvi vedere, ma voi potete metterci anche cappelli o caschi sotto gli occhialoni della scimmia. Quindi a questo punto, una volta che abbiamo scelto un po' l'outfit un po' come ci pare e piace, semplicemente accettiamo, facciamo salva e torniamo online, raga. Una volta che saremo spawnati online, non ci resta altro che aprire il nostro menu interazione e diventare membri della Sicuro Server. Quindi, ragazzi, se spawnate in pubblica e avete raggiunto e c'è il limite raggiunto del CEO, quindi semplicemente cambiate la sessione che non succede niente. A questo punto diventate CEO, prendete una macchina di qualsiasi civile, fate lo switch sinistra-destra dello stile del CEO, ragazzi, quindi andate su CEO, organizzazione stile, sinistra a destra, e quando sceglierete e sbadabam, raga, avremo portato i nostri occhialoni dello Space Monkey. Quindi, raga, cosa dobbiamo fare? Dovete subito andarlo a salvare, mi raccomando, perché se no lo perdete. A questo punto possiamo metterci caschi, maschere, ragazzi, ma se cambiamo pantaloni o maglia si sbagga tutto. Quindi se volete mettere qualcos'altro sotto dovete semplicemente usare il beef con due console. Questa è una cosa che voglio precisare, perché io sono andato, ragazzi, come vi faccio vedere ora in clip, prima lo salvo, poi andrò a farvi vedere che se andiamo a fare il glitch del cannocchiale, purtroppo non ci trasferisce gli occhialoni sugli altri outfit. Questa è una pecca, è veramente una pecca gigante, perché in teoria dovrebbe trasferirlo. Però, ragazzi, se avete due console o se vi accontentate, vi fate un outfit carino con quello che potete fare e ci mettete gli occhialoni, che sono veramente veramente rari. Io spero che i miei video vi piacciono, raga, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, iscrivetevi in tutti i miei gruppi Xbox, ragazzi, e sbadabam, al prossimo video. Buona